E questa, Diana, come l'hai fatta? C'è il segreto, no? Rimanete fino alla fine. Prendiamo una zucca di dimensioni medie, io sto usando la mantovana. Poi prendiamo un coltello affilato e andiamo a ricavare la parte superiore. Dobbiamo ritagliare un tappo. Occhio alle dita, Diana. Occhio alle dita, anche voi ragazzi, mi raccomando. E vai, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo perfezionare un po' il bordo e poi ci siamo. Poi prendiamo un cucchiaio e rimuoviamo i semi. Senti Diana, ma che cos'è che faremo con questa zuccona? Vedrai che meraviglia di ricetta, soprattutto bella. Questa è proprio una ricetta bella sia da vedere e soprattutto buona da mangiare. La nostra zucca è pronta, guardate che bella. E ora la mettiamo da parte e prendiamo mezza cipolla, la tagliamo finemente. Metto la cipolla in una padella capiente, poi prendo due carote e le taglio a tocchetti. Aggiungo anche le carote e faccio la stessa cosa anche con un gambo di sedano. Mettici anche un peperone, dai. E va bene, solo perché me l'hai passato tu. E ora mi sposto ai fornelli. Giro d'olio d'oliva e faccio cuocere le verdure per circa 5 minuti. Bellissimi. Che bei colori, Diana. Rubo una carota. E dopo 5 minuti aggiungo anche 150 g di funghi. Questi sono funghi pioppini, ma vanno bene qualsiasi altra tipologia. Come si chiama, Diana? Pioppini. Ok. Funghi, zucca e peperone. Ma quanto sono buoni, Diana? Buonissimi. E ora sciacquo 100 g di riso basmati e lo tuffo insieme alle verdure. Aggiungo delle foglie di salvia fresca. Diana, penso che questa diventerà la mia ricetta preferita in assoluto. Anche la mia e secondo me anche la vostra. Vediamo. Una bella spolverata di cervi, zenzero e due bei pizzichi di sale. Una tazza d'acqua, poi se serve ne aggiungiamo di più. Coperchio, poi abbasso il fuoco a 6, quindi a metà, e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Sentite profumo. Mamma mia, ragazzi, guardate Oh. qua. C'è un profumino incredibile, Diana. Eh Proprio c'è profumo di autunno. sì. Esatto, lo adoro. Anch'io. Comunque è pronto il riso, quindi spegniamo. Ora riprendiamo la zucca e dentro ci mettiamo dell'olio d'oliva, del sale e ora aggiungo anche dei rametti di rosmarino. Massaggio un po' la zucca, così abbiamo tutti i condimenti sparsi uniformemente. Andiamo a riempire la nostra zucca con questa meraviglia. Io non ho parole, Diana, chissà che buona che sarà. È questa è la ricetta dell'anno. La ricetta autunnale dell'anno. Aspetta, non ha senso, aspetta, ricetta autunnale dell'anno. Sì, ci può stare, dai. Giusto. Erba cipollina, tagliamo finemente e la mettiamo sopra. Un filo d'olio d'oliva. La metto sulla teglia con un foglio di carta da forno e ora siamo pronti per infornarla nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 50 minuti. Andiamo! Siamo pronti! Io ho la zucca qui davanti e vi devo dire che è irresistibile, ma prima di andare ad assaggiarla, lasciate un mi piace al video, condividetelo come sempre, mi raccomando, il vostro supporto per noi è fondamentale ed è solo grazie a voi se siamo qui e saremo sempre qui tutti i giorni a condividere ricette buonissime con voi. È arrivata l'ora, Diana. 3, 2, 1. Guarda qui. Wow, no, vabbè. Questa è una meraviglia, ragazzi. Bellissima. Guardate che bella. Ma adesso dobbiamo vederla dentro e soprattutto Assaggiarla. il momento che tutti aspettavamo, Diana. Ragazzi, guardate come si presenta all'interno. Mamma mia, ma poi c'è un profumo che è veramente qualcosa di eccezionale, ragazzi. Questa sarà veramente una ricetta da 10 e lode, Diana. Te lo dico già subito, senza averla assaggiata. Lo so già. Assaggiamola, così Assaggiamo. confermiamo. Esatto. Non aspetto altro, vado. Vai.
Non ho parole. È così Delicata, vero? confortevole, buonissima, mamma mia. Confortevole, magnifica, che bella. Ragazzi, fatela, cioè fatela, Diana, dovete per quante farla. persone va bene questa ricetta? Dipende quanto è grande la zucca. 5-6 Giusto. persone, fatela. Ti dico che questa zucca qua, Diana, basta solo per me.